Salve a tutti e benvenuti ad un'altra entusiasmante puntata di Quanto è Pippa Alberto? Un saluto da Kyle. Dov'è Kyle? Oh, Kyle! Un saluto da Kyle, il nostro Birdo of Mana, e un saluto da me. Ciao, ciao. Saluta a tutti, Kyle. Senti, Woody, ciao. Mi sta facendo la barba perché per lui è troppo lunga. Allora, perdiamo oggi un momento di questo video, tra virgolette, speciale, perché a quanto pare i più non lo sanno, ma io e Kyle abbiamo fatto amicizia solo da poco tempo. Vero, Kyle? Vero? Infatti, in realtà siamo tutti e due molto timidi, uno nei confronti dell'altro. Però, comunque, è qui. Questo è un intro speciale perché è un... è un ringraziamento speciale a tutti quanti i nostri ascoltatori che ci stanno supportando in questi giorni di noia e dove stai andando? Dove stai andando? Che è? Ti interessa vedere il mio tè? È il mio tè, è solo un tè. Ti piace il tè? No, ti piace il tè, va bene. Dicevo, bergamotto, Earl Grey, ti piace? Non lo sai manco te. Dicevo, comunque, volevamo appunto ringraziare io e Kyle, visto che è la mascotte del canale, appunto per tutto quanto il seguito che ci state dando e tutto l'affetto che ci dimostrate seguendoci. Quindi questo sappiate che è un intro speciale dedicato esclusivamente a voi. Vi ringraziamo per averci trascinato al Diamond e adesso... poso il pappagallo e ritorniamo al format vero e proprio. Giusto, Kyle? Giusto? Andiamo. Ora mi vedrete anche posare il pappagallo. Attenzione. Aspetta, fammi levare le cuffie. Vediamo la cuffia oggi. Giusto? Cuffia oggi. Ok, no, non perché, niente va. Succedi. E appunto un saluto al nostro Birdo of Mana. Rieccoci in posizione e ora ritorniamo con la cuffia, ecco appunto, ed ora pronti per lo spoiler del mazzo di questa puntata. Allora, posato il nostro pet, andiamo a vedere la spoiler del mazzo che giocheremo. Zhutai e Koma con Emergent Ultimatum, signori. Ebbene sì, ne girano tanti. In queste settimane ne girano veramente tanti di mazzi che giocano Emergent Ultimatum. Perché? Perché è il modo migliore per far entrare Koma o Boricletz, c'è poco da fare. Quello che si prefigge di fare questo mazzo fondamentalmente è questo. A parte è uno Yorion deck, quindi 80 carte di mazzo. Ma fondamentalmente noi ci prefiggiamo, come al solito, di entrare in controllo e nel più breve tempo possibile giocarci Emergent Ultimatum. Emergent Ultimatum ci permette di andare a prendere, per chi non lo sapesse, 3 carte con differenti nomi di un solo colore. Monocolore. Quindi, Garruk? No. Lockman Serpent? No. Yorion? No. Però, Boricletz? Sì. Turntime Symbiosis? Sì. E che altro? Vabbè, se poi un Sweet Coming, vabbè. Quindi diciamo, per questo non ce ne sono 4 per, perché effettivamente i bersagli per Emergent Ultimatum sono pochi, non sono tanti, ed è questo il motivo per cui ce ne sono soltanto 2. E noi non pensiamo di voler giocare per forza e vincere con Emergent Ultimatum. Emergent Ultimatum è soltanto una cosa in più, una pulce nell'orecchio del nostro avversario che gli permette di fare, ma allora che cosa fa, che cosa non fa, che cosa fa, che cosa non fa. Questo è quanto. Pescaggi, Cosmos Elixir, Base Mind Tome, Omen e Frantic Inventory, tutti quanti pescaggi ottimi. Non solo, Cosmos Elixir è anche un sustain, quindi ci permette di guadagnare punti vita nel caso in cui fossimo down i 20, e questo è un'ottima cosa. Ramp,
abbiamo messo Omen of the Hunt invece che Migratori o altre cose, semplicemente perché costa uno in meno, ci permette di fare scry e giocando con Yorion possiamo rimbalzarlo dentro e fuori e quindi andarci a prendere altre terre base. Cosa molto molto importante. Rimozione, counter, rimozioni, Binding of the God, bla 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 bla. Bloodchief Thirst, ottima, sia a 1 che a 4, rimuovi Planeswalker, da non dimenticare. So It Coming, counter con Foredel, sublime, counterare a costo 2 qualsiasi cosa, è stupendo. Andiamo ora a vedere il nostro bambinello qui, il Lockmaster. Questa è una carta che ci aiuta a vincere. Con Flash esiliamo, possiamo esiliare le carte e farlo rientrare dal cimitero dell'avversario, quindi un Rakdos con 5 carte in meno nel cimitero non potrebbe calarsi Groxa, via Glinto Dust, via Immergent, via tante 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 cose. E questo a noi ci piace molto, perché i mazzi che giocano con il a spasso sull'asse, i mazzi che giocano con il cimitero diventano sempre di più, sempre più efficaci. Quindi noi giochiamo Lockmaster Serpent, che comunque è un 7-7 con Flash, che non è poco. Garruk, pedine, distruggi la creatura, non c'è altro da dire. Se malauguratamente riuscissimo ad avere Koma e l'emblema di Garruk, Koma si cagherebbe un serpente 6-6 ogni turno, con Trample. Cioè, non succede, ma se succede, signori miei, io voglio proprio gustarmela quella scena. E me la vorrei gustare stando dalla parte giusta dello schermo. Questo è quanto. Non ci resta che andare a provare il mazzo e vedere se Daigamondo funziona. E si va. E Mister Gilla di pelle col tatuaggio da ribelle. Che patticina le modelle. Allora, io direi subito Triumph. Allora, Triumph, Island, Omen. It's an Omen. Lui Gruul con innevamento, un Gruul innevato. Ah, Treasure Deck, interessante. Rampiamo. Un altro Turn Timber. Symbiosis. Forse un altro Omen potrebbe essere utile. Sì, va, ci teniamo un altro Omen. Ok. Questa è un po' una rottura di palle, perché se mi gioco adesso Lotus Cobra con una foresta mi posso fare un altro Omen. Sì, vai così. Ok, foresta blu. Omen. Oh, io lascio tutto così com'è perché a quanto pare il mazzo cioè sta rampando da solo praticamente. Gallia! Oh, che velocità! Va bene, entra! Nero. E abbiamo 5 mana. Con 5 di questi mana io farei Omen. Take action, ci prendiamo un altro nero, prendiamo un mana blu, Frantic Inventory, ok, a questo punto con questo ci attacchiamo, quindi 2, 4, 5, 6, prossimo turno Vorinclex, ah no, un Lockmass Serpent. Qual è meglio?
Borinclex. Allora, qua abbiamo il doppio blu, doppio verde, triplo nero, quindi andiamo per il doppio verde. Qua ci prendiamo un mana nero. Spacchiamo il Ghostpan Dragon. Resolve. E passiamo perché ci abbiamo solo i coni. Ci abbiamo il counter, pronto. Quindi Lotus Cobra secondo me può anche andare via. Olè, so it coming. Perfetto sulla quest in vista. Quindi adesso Lotus Cobra blocca. Il Lotus Cobra adesso blocca. Figo. Binding of the God. Allora. Direi che è il momento di incominciare a calare qualcosa. Ah, intanto mettiamo una foresta. Perché la voglio stappata. Pathway su blu. Boring Clex. No attack. Magda. Nero. Allora, a noi ci servono 10 mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sono 9 mana. Non ci bastano. Quindi, end turn. Noi abbiamo Lochmas Serpent che c'ha comunque. Resolve. Noi stiamo aspettando per fare l'agguato. E l'agguato entra. Addio Gallia. A sto punto attacchiamo col serpente. Perfetto. 5 carte nel cimitero. Ottimo. Uno, due, tre, quattro e cinque. Ma porca puttana! Ma come cazzo è possibile? Gigi. Ma porca puttana! Incredibile! Oh! Scusate, ero un attimo sbracato perché ci ha messo una cifra questo. Quasi 10 minuti che aspettavo. Vabbè, diamo un po' un'occhiata alla nostra mano fantastica.
Abbiamo mani fantastiche, con delle carte stupendiche. Ma se non ci entra la terra, sai che parti di merda. Allora, qua abbiamo un altro brosso, Metal Diamond, mi è alquanto sconosciuto per così dire. Rolling Vortex. Rolling Vortex. Ma che cazzo? No, 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 tu non mi piaci, amico mio. Tu sei infido. Tu mi fai un danno a turno con questa. Vabbè, te lo fai pure da solo, meno male. Abbiamo Goma. Serpentello, serpentello. Relic Robber. Ma mannaggia al tuo... Ah, quindi sono diventati già due danni a turno qua, eh? Porca puttana. Mi serve assolutamente una rimozione. Due rimozioni mi servono. Mi serve assolutamente un Earthless Act. E mi sa che io Earthless Act nel mazzo non ce l'ho! Siamo nella cacca! Vediamo che cosa c'è, almeno un land drop. No, mi serve una terra, almeno quella. Allora, questo rimuoverlo costa 4. Questo non mi conviene, questo non mi conviene. Ma lo devo tenere. E mo arriva un'altra. Madonna. Tutti con Trample Echo Haste, cazzo. Sto mazzo io non l'avevo mai visto. Me sa che è persa pure questa. Comunque complimenti per la combo. E mo ne prendo 3 danni io. Vabbè, è stato un piacere. Complimenti. Complimenti. Che mazzi che girano, che mazzi strani. E proviamo a tenere questa mano. Lotus Cobra, Cultivate. Ha l'aria di essere una mano molto ramp. Se sia. Allora, io faccio Zagotrium, Pathway e Lotus Cobra. E questo concludo il mio secondo turno. Nel mio terzo turno, cosa posso fare? Calo Fable Passage, prendo il mana con Lotus Cobra, Cultivate ed entra la seconda terra. Fable Passage, quindi sono
Ma intanto... Allora, Fable Passage è un mana, è 2, 3, spacco Fable Passage e rimane un mana, più 2 della terra di Cultivate, quindi c'ho il mana per fare anche Omen. Sempre se Lotus Cobra sopravvive. Ecco, appunto. Così va bene. Dobbiamo mettere giù subito Cosmos Elixir questa partita, perché lui c'ha intenzione di annientare le nostre creature. Quello che non sa è che noi non abbiamo creature da annientare, almeno non creature piccole. Quindi ci va anche quasi bene la cosa, però servirebbe qualche rimozione. Nero, blu. Blu. Nero. Ok. 2, 4, 5, 6, 7 con Lockmer. Ok, e 4... Ah, sono 4 Cosmos Elixir e mi serve un mana per Sweet Coming. Ma Yorion, dai, facciamogli sparare un po' di cose, va. A noi non ci interessa di proteggerlo, Yorion. A noi ci interessa... A noi ci interessa preservare i pochi punti ferita che ci sono rimasti. Anche perché qua c'è quasi nulla. Ok, quindi se lo vuole rigiocare a pedina 5-5 con l'Urrus, perfetto. 2, 4, 5, 6. Con 6 abbiamo il Serpent, nella speranza che lui ce lo spacca e noi gli annientiamo il cimitero. Ok, va bene così, non è importante. Ok. Sta andando tutto quasi come volevamo. Allora, castello. Cosmos Elixir. E passo. Ok. Ma noi bloccheremo con questo e abbiamo anche il counter. So it coming. Ok, non la può giocare con Kicker.
2, 4, 5, 6 e una 7. Allora, sì. Passiamo. Torniamo a 9. Lui ci attacca con 1, con 2 e con 3. Noi agguatiamo con l'Ockmas Serpent il tritone. Il tritone va nel cimitero. Ah, la Skyclave. La Skyclave va nel cimitero. A noi ci entrano 7 danni. Però poi gli eliminiamo tutto il cimitero. E con 8 mana ci giochiamo gli Orion. Ah, se la rigioca subito, per Dio. Vabbè, noi abbiamo un serpente in gioco, però. Un'altra terra, no. Siamo in una pessima situazione adesso. Se ci va male Tantimber Symbiosis, abbiamo perso anche questa. No! L'ha fatto! Cazzarola! Cioè, di buono che gli resettiamo il cimitero. Vabbè, la giochiamo... Oh! Ormai è tardi. Che sfiga! Che sfiga! Che sfiga! Questa è tanta sfiga, signori. Oh, riusciremo a vincerne una? Fino a mo' ci stanno prendendo a schiaffi pure quelli con i mazzi ridicoli, eh. Castello. Verde ce l'abbiamo, quindi però prendiamo il nero, qua prendiamo il blu. Maze Mind Tomb subito. Un danno del draghetto di merda. Allora, a noi ci serve una terra? Beh, Soul Coming ci serve, sì. Quindi ce lo prendiamo. Nero. Entarn. Ah, non ce lo possiamo giocare, però. Era meglio fare Fortel, cazzarola.
Vabbè, speriamo di non dover counterare nulla che non possiamo counterare a questo turno, e te devo dire. Infuriate, doppio attacco. Beh, belli 4 danni così, non male. Lotus Cobra, sì, va, teniamocelo. Si spara, ce ne sono. Ah, meglio, ritorna a mano. Ha comunque triggerato, eh. Nel frattempo qua carichiamo i punti ferita. Questo tra un po' zompa. Che lui molto probabilmente pensa che noi vogliamo rampare con Lotus Cobra. Va bene, Omen. E il draghetto se ne va a casa. E questo te lo puoi giocare solo nel tuo turno. Un altro Lotus Cobra, no. Foresta. Con un mana blu non può fare assolutamente nulla, quindi gli rispacco il drago. E il turno dopo gli Orion. Va bene. Trium. Uno, due, tre, quattro, cinque. Allora, se io mi calo Lotus Cobra, sono uno, due, tre, calo terra, sono quattro mana, quindi non bastano per gli Orion. Quindi Iorion. Ole. E mo, se la vuoi pagare, devi fare escape 4 mana, tappi tutto, levi il cimitero. E vai con Dio. E lui lo fa.
Atrium. Allora, e questo è il tempo del Lotus Cobra. Foresta. Mana verde. Omen of the Hunt. 1, 2, 4. Ok, entra tappata. 15 prendiamo nero. Un mana Lotus Cobra. Prendiamo verde. Poi facciamo verde di qua. Verde di qua. Paghiamo gli Orion. E ci abbiamo due mana open per Sweet Coming. Ok, perfetto. Stiamo in bomba. Ma io te la levo la creatura, guarda. Hai meno che così, hai una creatura in meno. Inutile. Però sono tutti volanti. E questo rompe un porca combo. Ok. Io non voglio fare assolutamente nulla. Io paro solo coma. E attacco con un Lotus Cobra con Death Touch. Vai Lotus Cobra con Death Touch. Vai Lotus Cobra, pericolosissimo Lotus Cobra. End turn. Va bene. L'avversario terrorizzato da coma. 3-2-5. Poi teoricamente se questo, se io pago 4, va bene. Sta aspettando qualcosa per spaccarmi gli Orion o vuole attaccarmi con tutti i volanti. Interessante. Vabbè, è vero pure che noi siamo ancora carichi di rimozioni, eh. Verde. Ci prendiamo un altro mana blu? Sì, un altro mana blu è fantastico. Ah, grazie, ok, good game, è stato un piacere. Grazie Paolo Cesar, molto gentile. We appreciate you. Comunque, stiamo vincendo poco. Siamo ancora in game, ma stiamo vincendo poco. Stiamo vincendo veramente poche partite. Allora, il World 3 potrebbe essere molto molto interessante con Pathway e Lotus Cobra. Oh, ma che cavolo. Sì, pronto. Cazzo hai detto? Odio i call center. È incredibile come riescono a interrompere qualsiasi cosa i call center. Allora, quindi abbiamo detto War 3. War 3 Pathway su blu Lotus Cobra. Quindi Lotus Cobra, Trium, la fregna de Sieta. Stronzo. Qual è fascia da culo sto Planeswalker? È il più, penso, di tutte le skin che uno può scegliere, questa è la più brutta. Oh, wow, divertiti. Divertiti. O Galidanno Dermai.
Nice! Mori, dammelo! Perché ne ha presa una sola? Perché non ci ho cliccato. Ma sono un coglione. È perché ho perso l'incipit nel momento in cui mi ha chiamato il call center. Ho perso il mordente. 4-5. Vabbè. Va bene. Preferisco pagare Orion. Aspetto che tu finisci e poi calo il mio. Anche perché mo c'ho pure Garruk. Garruk è molto più incisivo secondo me. Binding the Old God sprecato su Binding the Old... Oh, anche lui? Interessante. Bravo. E allora tu mi obblighi. Ops, no Garruk. 4, 5, 6. Terra a 6, 5 Iorion. 5 Iorion. Rimuoviamo quello che mette adesso. Con Binding the Old God, perché tanto il lupo 2-2 a me me ne frega un cazzo. Perfetto, proprio Nissa volevo. Mamma mia. Ok, me li prendo 5 danni, me ne frega niente. Va bene. Terra. Non mi importa, va bene anche il Triom. Iorion. Binding the Old God. Via quazzo con la Denissa. Ok. Va bene. Triom. Allora, Coma o Garruk? Io direi Garruk. Ok. Turno dopo Coma. Ma tu veramente sei così sicuro di volerti fare tutti questi danni, amico mio? Oddio. Sì, cazzo. No! Ma mi ha anche chiamato il call center durante la partita. E tu te ne vai così. E tu te ne vai così. Tu mi lasci così. Io non mi sono cagato il call center per te. Tu mi lasci così. Insensibile. Allora, è il momento delle considerazioni finali. Allora, i dati parlano in un modo. La mia impressione però è un'altra. Cioè,
Mi spiego. Siamo sotto il 50% di win rate. Senza dubbio, però, dipende non dal mazzo, ma da me. Perché è un mazzo che ho giocato molto poco, di cui ancora perdo alcune sfaccettature. E secondo me, penso che sia. No, è in assoluto la prima volta che lo dico da quando ho cominciato a registrare. Secondo me, la prima volta che il percentuale di vittorie non rende giustizia al mazzo. Secondo me, il mazzo è molto più forte di quello che ho mostrato. Perché comunque il mazzo ha del potenziale, dei piccoli accorgimenti, magari cambiare una o due carte, secondo me lo renderebbero veramente, veramente forte. Io penso che abbiamo giocato con le tipologie sbagliate di mazzi. Avevamo un matchup troppo basso contro determinati deck. Quindi quello che mi sento di dire è che probabilmente, malgrado siamo sotto il 50%, questo mazzo ha del potenziale, ma il potenziale non è, è da tirare fuori attraverso il giocatore. Quindi il mazzo, secondo me, è uno di quei mazzi che è forti tanto quanto sono i giocatori. E siccome io sono una pippa, quindi il mazzo risulta una pippa. Ecco il trucco. Quindi il mazzo va bene, io sono una pippa. Alla prossima puntata e alla prossima succhiata. Un saluto da me e un saluto da Kyle, il nostro Bird of Mana. Ciao Kyle!